Buonasera, siamo degli attivisti e delle attiviste di Animal Save Movement, dei due capitoli di Napoli Animal Save e di Salerno Animal Save, due capitoli locali. Volevo ringraziare Carlo che si è occupato, diciamo, di organizzare questa proiezione. Lorenzo, grazie per le investigazioni che hai fatto per il documentario, che penso veramente sia un documentario che andrebbe visto da chiunque. Ci terrei a rispondere, diciamo, a rivolgermi in particolare alle persone che si sono sentite particolarmente toccate da questo documentario, perché il senso di avvilenza è forte, può essere forte, però non penso debba fermarci. Noi ci occupiamo in realtà anche di situazioni più piccole, locali proprio. Presidiamo di fronte ai mattatoi il nostro movimento che lotta per l'antispecismo. L'antispecismo è quella filosofia che si oppone allo specismo, cioè la credenza e i pregiudizi che ci fanno vedere una differenza tra noi e gli altri animali non umani, e addirittura una differenza tra, ad esempio, cani e polli, mucche, maiali. I cani li accarezziamo per ci deve. Un libro molto bello scritto da Melanie Joy, accarezziamo i cani, mangiamo i maiali e indossiamo le mucche. Come mai? Abbiamo creato questi bias, questi pregiudizi nei confronti degli altri animali che in realtà sono soggettività proprio come noi. Dovrebbero avere la capacità di autodeterminarsi, di vivere liberi, ma questo non accade e non solo negli allevamenti intensivi. Noi ci rechiamo spesso di fronte a mattatoi, anche a conduzione familiare, per esempio, e quello che abbiamo visto è praticamente le stesse identiche cose che abbiamo testimoniato, abbiamo raccolto immagini che condividiamo sui nostri canali social. Quindi quello che le persone possono fare è sicuramente parlarne e attivarsi, proprio come facciamo noi sul territorio locale. Oltre che supportare iniziative come quella di Giulia Innocenzi, che ha fatto un lavoro strepitoso, che pochi sono riusciti a fare, prima di lei, se non nessuno. Noi abbiamo una campagna che si chiama Trattato Plant-Based, una campagna globale in questo caso, poiché il nostro movimento è globale, nonostante sia fondato su capitoli locali, e questa campagna si pone proprio come obiettivo quello di ridirezionare il sistema agroalimentare che c'è al momento, che è basato su questo sistema insostenibile degli allevamenti e soprattutto crudele nei confronti degli animali, in quanto non può esistere un allevamento etico. E quindi abbiamo un banchetto che si trova in realtà fuori dal cinema al momento. Se qualcuno vuole supportare la nostra campagna, la nostra iniziativa, ci trova là, serve solo una mail. E grazie a tutti per essere venuti. Vorrei passare la parola a una dietista che è qui con noi, esperta di alimentazione vegetale.